Quindi quanto c'è da ci sarà? Ce ne sarà un botto. Dovremmo avere dei cazzo di bagaglini per queste cose. Cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Bentornati a una nuova Fast Food Fight. Oggi una sfida epica, direi. Assolutamente sì. Perché qui parliamo proprio del... dell'essenza del fast food. L'essenza, delle colonne portanti. Parliamo di doppio cheeseburger. Proveremo il double cheeseburger del Mac e il double cheeseburger del Burger King, perché purtroppo in Italia non ci sono altri fast food. Come dice il buon Ricky, io ho una fame della Madonna. E quindi verso il doppio cheeseburger e oltre. Preso? Preso. Allora, eccoci tornati. Questo è il mio double cheeseburger McDonald's. Questo è il mio... Scusa, non ce la faccio. Perché? Perché mi ha chiesto se volevo il bacon, io devo dire no. Ho detto l'ore. Questo è il mio doppio cheeseburger di Burger King. C'è un po' di differenza, sì, nel size, nelle dimensioni. Però si sa che le dimensioni non sono importanti, ma come lo usi? Come lo usi, è quello che conta. Allora, double cheeseburger McDonald's. Bello ignorante. Sì. Double cheeseburger di Burger King. Sembra il piglio. Cos'è bello un totem così? Quella è una cosa che venererei. Allora, procediamo all'ispezione del panino, che è bello formaggioso, tutto incollato. C'è un bel po' di cheddar sopra e carne sotto, nient'altro, proprio la base. Buono, è buono. Bello semplice, no? Sì, cioè come uno di questi. Questo ci sciacqui un po' il gargarozzo, in realtà. È un entrée, un entrée, un appetizer. Però, no, cioè, bello formaggioso comunque. Con l'ultima muzzica. Ti amo. Questa musica abbastanza più carico, direi, del concorrente. Cheddar, cetriolini, hamburger, ketchup, mostarda? Senape, che poi ci cazziano, che diciamo mostarda. C'è sempre il nostro amico che ci cazza. Sai che a me piacciono tanto anche i cetriolini. Si sente paradossalmente poco il formaggio, secondo me. Mentre quello del McDonald's era il sapore predominante. Non pensavo, non è facile. La differenza comunque è sostanziale, ti servono quasi due mani per tenerlo. È più saporito rispetto a quello del McDonald's. Anche la senape si sente un po' più le salse, il cetriolino. Per avere il formaggio magari resta lenticchie indietro. Non che non ci sia, perché c'è e si vede. C'è e si vede. Però è più complesso come sapore, è pure più piano, nel senso, come dicevamo, quello del McDonald's è quasi un entrée, mentre questo è proprio primo, secondo, terzo e dolce. È tosta. Sono due scuole di pensiero differenti. È vero, come hai detto tu, sono proprio due scuole di pensiero differenti. Per McDonald's, cioè, il cheeseburger è un po' come pure l'hamburger, sembra quasi che non ci tiene, capito? Che non è male comunque, perché è buono, però devi mangiartene almeno un paio. Almeno. Almeno. A chi punta questa fascia di prezzo? Per loro il double cheeseburger è uno spuntino veloce, mentre o il notturno, capito? Quando stai in fame un po'... Sospetta. Un po' così. In fame sospetta. Mentre invece il Burger King, cioè, dimostra più affetto in ogni singolo panino, nel senso, double cheeseburger... Mm-hmm. Una sveglia, carico, capito? È come carico, sì. De panino, capito? Cioè, per loro il double cheeseburger è un signor panino. Sì. Cioè, per McDonald's il double cheeseburger è un portachiavi, sì. Capito? Cioè, è una cosa... Sì, cioè, non era male. Molto semplice, piccolo, comunque bello formaggioso. Però rimane quasi un antipasto prima del panino principale. C'è anche da dire, però, che io ho pagato tipo 4,40, 4,60. Mentre io per il menù del cheeseburger da Burger King ho pagato più di 8 euro. Differenza comunque anche in quello. Anche in quello. E si vede. Un pochino mitica, però non giustifica.
Te devo dire la verità. Vince sta sfida al Burger King. E dai! Perché dimostra più amore in quello che fa. Cioè, devi sempre dimostrare affetto. Soprattutto nei tuoi inizi. Stai contro mano, signora. Poco affetto in questo doppio cheeseburger condanna il McDonald's alla sconfitta. Sì, e neanche mi oppongo. E questa è una novità, visto il tuo amore per McDonald's. Sì, sì. Cioè, se vuoi un doppio cheeseburger e c'hai fame, vai da Burger King, però prendete un altro panino. Magari mettici il bacon. O magari metteci il bacon. Io direi che con questo caldo la prossima fast food fight sia una cosa un po' più estiva. Fresca, dici, no? Non svegliamo troppo, però. No. Rimaniamo sul misterioso. Rimaniamo sul misterioso. Quindi niente, grazie a tutti per il solito supporto che ci date. Per averci seguito in questo nuovo episodio della Fast Food Fight. Sì, che finalmente ha detto bene. Ci ho messo un po', ma l'ho imparato. Se avete suggerimenti, commenti, insulti, solite cose, scriveteci e commentate, iscrivetevi al canale. Perché faremo tanti altri bei video. Sì. Ammazza fegato. Sì. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.